Al telefono con fanpage.it Mattia Fantinati, Movimento 5 Stelle, benvenuto. Grazie a tutti e grazie ascoltatori di Fanpage. Lei reduce dall'intervento sul palco del meeting di Comunione e Liberazione, un intervento che le ha fatto prendere un po' di fischi. Ma sicuramente mi ha fatto prendere un po' di fischi, ma come l'incipit proprio, l'ho proprio detto, grazie per avermi invitato, ma non sono qui per prendere applausi, ma sono qui per prendere consensi. Esattamente. E noi come politici io penso che abbiamo il dovere di dire la verità, proprio perché forse sappiamo un po' di più come sono, diciamo, i sistemi nella scatola dei bottoni, un po' più dei cittadini, proprio per i nostri, diciamo, privilegi. E noi con il Movimento 5 Stelle vogliamo ancora una volta essere coerenti, cioè fare quello che ho detto nel mio discorso. Perché non poteva essere diversamente. Io ho detto che un politico deve dire la verità anche a costo di fare cioè di non fare i propri interessi e anche a costo del proprio tornaconto personale. Io so che ieri ero in un ambiente ostile, non sono andato proprio, diciamo, verso la mia platea, sono andato contro la mia platea. È importante dire le cose come stanno. Lei ci spiega un po' com'è andata questa vicenda della sua partecipazione al meeting di CL che ha provocato non pochi malumori all'inizio all'interno del movimento? Ma sì, perché è andata che io ho ricevuto un invito e ne ho parlato un po' con qualche mio collega, con qualcuno della comunicazione, eccetera, eccetera. Abbiamo deciso un po' insieme, chiaramente anche era un po' il mese di agosto, era molto difficile contattare tutti. Abbiamo deciso di partecipare al meeting. Dal primo giorno in cui noi avevamo deciso, per noi questo era il modo di intervenire, e chiaramente non abbiamo scoperto le carte subito. Molti giornali hanno ricamato la cosa dicendo Movimento 5 Stelle apre a comunione e liberazione. Invece per me partecipare non significa applaudire, e l'ho proprio dimostrato ieri. Partecipare significa andare là e dire la mia. Lei che cosa pensa di Comunione e Liberazione? Esattamente quello che ho detto nel mio discorso scritto da me, anche se alcuni maligni hanno detto che io leggevo quello che mi aveva scritto Beppe Grillo. Dal meeting hanno risposto e le hanno, diciamo, l'obiezione che è stata sollevata è stata, beh, i grillini pensano di avere la patente della purezza. Ma per ora è così, non esistono condannati, non esistono arrestati dentro le nostre fila. Per noi essere puri, essere incensurati è un requisito fondamentale per entrare nel Movimento 5 Stelle e fare politica e dire la nostra. Lei si ricorda quando è sceso dal palco un po' qualche commento, qualche sguardo? C'è qualcosa che l'ha colpito e che ci può raccontare? Ma guardi, io sceso dal palco, ero abbastanza emozionato anche per quello che avevo fatto. Poi sono stato subito, diciamo, aggredito un po' dai giornalisti. La cosa che mi è dispiaciuto è che mi abbiano detto: avete fatto il vostro piccolo teatro, il vostro show. Ma non c'è nessuno show. Noi, il Movimento 5 Stelle, va là e dice quello che pensa. Se per loro dire la verità è uno show, abbiamo fatto uno show. Ma secondo lei qualcuno che magari è in CL e non pensa di rappresentare una lobby, non so, secondo lei si è risentito? Ma come dicevo prima, anche negli altri partiti ci sono persone oneste, ci mancherebbe, non è che dica che tutti quelli che fanno politica al di fuori del 5 Stelle sono disonesti, questo assolutamente no. Come in CL ci sarà qualcuno che sicuramente la prenderà effettivamente con lo spirito giusto cattolico. Il problema è che ormai tutta questa gente è ricoperta da scandali che vengono fuori un giorno sì e un giorno no. Io se fossi uno di CL direi: voi avete magari dei valori che però nel tempo, nella praticità, non avete rappresentato. Io me ne vado. Dietro degli ideali di moralità e di morale cattolica, loro comunque sono diventati un serbatoio di appalti, di interessi e di consensi.